moto si è staccato il carter qui. Il carterino sopra della catena. Adesso ci troviamo a Pingao, che è qui. Pingyao. Dovremmo andare a Datong e poi a Pechino. Buongiorno, la corrente elettrica non c'è più. No. Da 20 minuti, e così le batterie non si possono più ricaricare. Ah, lo straccio c'hai dentro? Sì, prendilo. Posso? Sì, sì. Ce lo siamo fatti dare già ieri sera. Vedi? È il mop. Buongiorno. Vedi? Così. Benedetta, guarda un po' cosa sta facendo tuo marito, che a casa non lo fa mai. Bravo! Adesso lo filmo. Ma io non direi che a casa non lo faccio mai. Comunque. Ecco qui, colazione fatta in casa. Con fornello portato dall'Italia. È un po' duro, il letto. Dalla Cina, non ce l'è. Cosa c'è, la paglia dentro? Sì, non ce l'è molle. Qui è una città famosa, è tipo Pisa. Benedetta, come sei? Contenta, non contenta? Dimmi il tuo morale, dai. No, questa mattina sono felicissima. Abbiamo dormito. Abbiamo dormito, siamo riposati. Abbiamo avuto un problema dell'acqua calda, ci ha messo mezz'ora. Mezz'ora. Sì, beh, ma mezz'ora. Questo ormai è un'abitudine. No, ho fatto la doccia tranquillamente. Anch'io. Io l'ho fatta. C'era l'acqua calda all'inizio, sì, poi dopo non c'era più. Stamattina? Sì. Dopo non c'era più. Ecco, questo bambino, come tanti altri cinesi, non hanno il pannolino. Questa è sua mamma. E anziché mettersi il pannolino, hanno dei vestitini che sono col buco davanti e il buco dietro. E così c'è il pisellino all'aria e la cacca la fa lì sul posto. Se gli scappa la cacca, la fa lì proprio. Poi se la mamma lo raccoglie non lo so. Questa bicicletta elettrica con ragazze cinesi sopra. Niente, questi qua sono i cancelletti che elettrici, non sono a ghiera. Sì, col telecomando. E lui praticamente c'ha il motorino lì dentro e va avanti da solo e si chiude là. E si tira dietro tutta lì la fisarmonica. Sta facendo il vento per far andare il fuoco molto più forte. Vento manuale. Là dietro c'è la signora che sta facendo. E questi giocano a carta. Lì c'è il papà. Con il bambino. Quanta vita che scorre in questa via. Quanta vita che c'è in questa via. E qui vieni in bicicletta, c'hai i pesci lì dentro, li tira fuori vivi. Una bella carta. Adesso gliela pesa, gliela taglia, la coppata. E questo è tutto il procedimento. Buona,
Tutti si sono fermati per me. Gliela pulisce. Ancora mezza viva. Eccolo là, se la porta a casa. Ecco, adesso su un chicco di riso, come questo, scrive il nome. E poi lo mette qui dentro. E ci siamo incontrati lì, ci siamo conosciuti. Bettinelli, giramondo in moto. 99, sì, così, sì, sì. Ma io prima lui ho chiamato, quello è Bettinelli. Però io l'ho chiamato, non mi ha risposto, dico, sì. Io l'ho salutato, italiani anche voi, non vi filate. Noi siamo qui in moto, siamo. Sta dicendo lui. Prendi la foto, fammi... Avete avuto problemi per entrare con la moto? No, perché siamo in gruppo. Con avventure, loro ci hanno fatto il visto quello di tutti noi. Perché guarda, a me la moto è arrivata a Hong Kong, la spedita alla Piaggio a Hong Kong, e ci ho messo un mese per trovare la strada. Per entrare dentro. Allora l'importatore della Piaggio a Foshan l'ha fatta arrivare, sì. A Foshan in Cina, da Hong Kong, che è considerata un'altra regolamentazione doganale. E poi per la targa erano casini, alla fine sono andato senza targa. Con la targata Venezia, no, cos'è che sei? La targata Italia, hanno dovuto toglierla, perché sennò non poteva venire importata da Hong Kong in Cina. Ah, ho capito. Allora era senza targa. E noi abbiamo la targa cinese, invece, tutti noi. La targa cinese, la patente cinese. La patente cinese ce l'ho anch'io. Il libretto cinese. Tu adesso qui sei giro di Vespa? Sì, però l'ho lasciata da Honda al concessionario. Ma cosa c'hai, la quattro tempi c'hai? Il turismo, sì. Ah. Perché c'è un po' di problema, batte, non so che cazzo fa, l'ho lasciata giù. Sì, lo so che meccanicamente per te era zero, me lo ricordo, l'hai scritto, a zero, meccanicamente. Ridimmi il sito che lo sto filmando. Allora, www.adventure1, adventure 1, one, sei tutto attaccato, .it. E l'altro su cui scrivo tantissimo è quello di Feltrinelli. E dimmi anche quello. www.feltrinelli.it, sì? Feltrinelli.it, blog. Blog, ok. Fammi la foto, va col mio. Ho fatto un po' di manutenzione alle moto, io ho tirato la catena e ho aggiunto l'olio. Questo qui è l'albergo dove dormiamo stanotte per la seconda notte, qui facciamo la cena, spaghetti, eccetera. Hai già... Sì, ma stai registrando? Sì. Siamo in partenza, giovanotto. Penultima tappa. Penultima? Sì. E la forma com'è? Oh, ho dormito 10 ore. Vai un po' più indietro così mi vedi anche la vestizione del torero. Il torero? Sì, perché stamattina da 3-4 giorni a questa parte, da quando c'è nuvoloso, mi devo mettere anche questa giacca per il freddo. E fa freddo. Fa freddo. Poi c'è sempre il rischio di pioggia. E questa qui invece l'airbag me lo metto sempre e lo devo mettere sopra la giacca. E mi stringe un po'. Speriamo che non piova, perché sopra tutto questo se no ci devo mettere anche l'impermeabile. Ciao Betty. Lì è il posto dove eravamo l'altra sera, fermi lì, ci siamo riuniti tutti. Adesso ripartiamo da questo distributore e tentiamo di andare in autostrada. Record. Vai. Eccolo! Stai registrando adesso in questo momento, fra poco quando siamo sotto strada mi fai un pezzettino di...